del gruppo parlamentare Cultura, Arte e Sport che ormai come tradizione continua a presentare eventi di grande prestigio, di grande valore. Oggi siamo qui in occasione dell'inaugurazione che avverrà domani, venerdì 23 dicembre alle 19 presso l'Acquario Romano, di una bellissima mostra a cui tengo molto e teniamo molto, che è la mostra fotografica di Gianni Giansanti dedicata al suo speciale servizio sulla Camera dei Deputati. E è una mostra che nasce nell'ambito di un progetto sostenuto dalle istituzioni, il progetto Goldstein, dall'Associazione Musica, Arte e Natura, promossa dalla Casa dell'Architettura, l'Ordine degli Architetti e l'Acquario Romano, con il sostegno di Roma Capitale e con il supporto della Regione Lazio, in collaborazione appunto con il nostro intergruppo che la promuove e l'organizzazione di Civita Mostre e Musei. Saluto intanto gli eredi, insomma, i titolari dell'archivio Giansanti, Greta e Andrea Giansanti, che poi ascolteremo. Penso che fare questa mostra non è soltanto un patrocinio consueto. Per me nasce dall'incontro con Gianni Giansanti quando ero Presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale. E quando con la sua solita mimetica mi entrò in stanza proponendomi con i suoi splendidi cataloghi una serie di mostre istituzionali. All'epoca c'era anche Renal Sansone che collaborava, che era la responsabile mostre di Zetema, e quindi per corsi e ricorsi sincronici ci ritroviamo oggi in vesti diverse, omologhe per certi versi, però a onorare quello che era il patto che feci, l'impegno che presi con Gianni Giansanti, che avrei fatto quelle mostre. Alcune, una importante la facemmo subito con il Comune di Roma, con Roma Capitale, e poi però appunto, le nostre vicende personali si divisero in vari sentieri, per poi però ritrovarci, perché nulla accade per caso, con Greta e Andrea Giansanti, e ho avuto la possibilità in questo nuovo ruolo di onorare questo impegno che avevo preso con lui. Quindi sono molto orgoglioso grazie ovviamente all'Acquario Romano e alla Casa dell'Architettura e all'Ordine degli Architetti che hanno dato questa possibilità di patrocinare e promuovere la mostra poi ovviamente realizzata grazie a Civita Mostre e Musei. E saluto anche Fabio Caselli, che è l'organizzatore generale del progetto, e io lascerei la parola subito a un ospite d'eccezione che è anche il curatore della mostra, il noto e grande fotografo Francesco Zizola. Prego. Grazie, onorevole. Aggiungo poche parole, siamo in ritardo, ma la prima è un ringraziamento alla famiglia, ai figli di Gianni, che io ho conosciuto da giovane professionista e che consideravo un maestro nel fotogiornalismo, e per avermi invitato appunto a curare questa mostra. E detto questo, aggiungo qualche considerazione sul percorso che vedrete in mostra, ed è un percorso che, anche se in sintesi, se non espone tutto il lavoro che ha fatto sulla Camera, sicuramente ne espone la parte più significativa, soprattutto nel senso che espone anche qualcosa che va al di là di ciò che Gianni ci ha voluto mostrare con quelle fotografie, che è ovviamente l'oggetto, è la vita della Camera dei Deputati, la vita delle persone dentro la Camera dei Deputati, è un edificio che ospita un'istituzione, forse la più importante, ma lui è riuscito con pazienza e con grande rispetto di tutte le funzioni, di tutte le persone che ci lavorano dentro, a esaltarne il loro ruolo, mostrandole senza pregiudizi, con molta sincerità e, fotograficamente si potrebbe dire, obiettività. Gianni, così facendo, ci porta piano piano, e questo credo che sia visibile soprattutto in un passaggio della mostra, alla ragione ultima di
di questo palazzo e delle attività che si svolgono al suo interno, che è quella appunto della cura della democrazia. E come lo fa? Con un'associazione di immagini straordinarie. Ci sono naturalmente i protagonisti, che sono i lavoratori della Camera, ma anche e soprattutto i deputati, ma poi in una fotografia riesce a restituirci ciò che la Camera è in ogni momento della sua esistenza, e cioè appunto luogo dove i rappresentanti degli italiani lavorano, vivono e svolgono le loro attività. Questa immagine degli italiani, di un gruppo di visitatori che guarda, osserva, a volte anche con sguardo austero, le attività della Camera, è un po', secondo la mia interpretazione, un po' il contributo del pensiero di Gianni su questa importante istituzione. E così anche come ho voluto individuare in una fotografia che Gianni ci ha regalato, un prezioso dettaglio di qualcosa che pochi sanno, ma ci ha voluto regalare una fotografia, un'immagine di due funzionari che osservano alla luce di una torcia nei sotterranei, nei basement si direbbe in inglese, dei reperti che fanno, reperti romani, archeologici, che fanno parte delle fondamenta e quindi di questo palazzo e quindi di questa istituzione. Questa immagine è un po', che ho usato un po' a chiusura o quasi a chiusura del percorso della mostra sulla Camera, e è lì a ricordarci quanto sia importante anche quotidianamente verificare la solidità delle fondamenta di questa istituzione. Ecco che Gianni, con poche immagini e con molto cuore, è riuscito ad avvicinarci a qualcosa che noi siamo abituati a vedere di sfuggita in televisione, con le dichiarazioni dei politici, con le immagini fugaci delle riunioni, delle sessioni e dei lavori parlamentari. Grazie allo sguardo di Gianni invece riusciamo a entrare e a discernere la vera dimensione dell'istituzione politica che qui a sede. Grazie. Grazie a Francesco Zizzola. Io sottolineo proprio le sue parole, perché la particolarità della mostra e dello sguardo di Gianni Gianzanti su Montecitorio è proprio questa, quella di aver dato anche la rappresentazione di Montecitorio non come soltanto come luogo della politica, ma come luogo degli italiani, dove si lavora, dove c'è una sorta di cittadella dell'istituzione, dove ci sono tutti gli aspetti più importanti. Oltretutto viene questa mostra dopo una mostra altrettanto importante, che poi è quella che ha dato l'incredibile partenza, slancio alla bravura e alla carriera di Gianni Gianzanti, che è stata quella su Aldo Moro, che abbiamo già ospitato qui a Palazzo Valdina, e peraltro che vedrà anche un catalogo in realizzazione sempre con l'archivio Gianzanti, proprio per celebrare un altro momento topico della storia italiana, che lo sguardo di Gianni Gianzanti rese unico. E il fatto di farlo non a Montecitorio è un fatto voluto, e quindi ringrazio intanto l'Acquario Romano, nella figura di Remo Tagliacozzo, amministratore, che ha rilanciato molto proprio la struttura, una meravigliosa struttura eclettica e Liberty italiana, e passo la parola a Luca Ribichini, che ci ospita come presidente di Casa dell'Architettura. E anche questa sinergia è fondamentale, perché in realtà è una mostra di Gianni Gianzanti ed ovviamente una mostra fotografica di Gianni Gianzanti, ma durante la mostra ci sarà anche l'occasione
di affrontare un altro aspetto attraverso un convegno che riguarda proprio l'architettura, quindi una doppia sinergia con il luogo e i contenuti del luogo, che è proprio quello del vuoto urbanistico di Piazza del Parlamento, cioè un dibattito architettonico che dura da prima della guerra e che ha attraversato i decenni e ancora, come nella migliore tradizione italiana, non è concluso. Prego. Grazie onorevole. Io voglio dire un pensiero molto semplice proprio per il tempo che manca, cioè tutto quello che riguarda il discorso delle mostre, dei concerti, dei teatri, sono tutti luoghi preposti proprio per lo spirito umano, che molte volte non viene preso in considerazione, cioè è un lievito che serve a noi proprio per la nostra anima, e questa credo sia una delle occasioni importanti per entrare in questa cosa di Gianni Giansanti, di riuscire a vedere il suo punto di vista. Io credo che tutto questo è un elemento che va a arricchire il nostro modo di vivere. È un qualcosa che lui ci lascia delle testimonianze importanti, e poi a ognuno di noi sta a avere la capacità di cogliere diversi significati. Io quello che stava dicendo prima l'onorevole lo sottoscrivo, il fatto che non sia soltanto un luogo istituzionale, ma in realtà è un luogo dove ci sta la vita delle persone, dove le persone vivono tutti i giorni, e quindi è un fotografare un momento dell'esistenza, e credo che tutto questo sia un elemento importante proprio per dare la cifra di un luogo così importante che appartiene a tutti gli italiani. Quindi assolutamente siamo onorati ospitare questa mostra, e volevo dire a proposito di questo vuoto fondamentale, che è uno degli elementi, è una di quelle ferite che ha Roma e che speriamo di riuscire a dare una soluzione, e quindi mettiamo a disposizione tutta la nostra capacità, la nostra disponibile attenzione, proprio per cercare di parlarne e eventualmente poi creare anche un eventuale concorso, insomma, porre l'attenzione, accendere un faro su questo luogo che sta nel centro di Roma. Grazie. Grazie Presidente. Ora passerei la parola a Renato Sansone, il direttore operativo Civita Mostre e Musei. Buongiorno a tutti. Grandi mostre ne vediamo tante. Questa è una mostra bellissima, ma va al di là. Intanto perché è una mostra di visione, è una mostra che ha la capacità di avere un durante mentre vedremo la mostra, ma avrà anche un dopo, perché quale mostra può rappresentare meglio le nostre istituzioni anche all'estero, nei nostri istituti di cultura, di una mostra che parla della Camera, ma che la racconta con un occhio così privo di pregiudizio, ma attento e così assoluto, che ancora può rappresentare un'istituzione così importante. Le visioni non si hanno mai da soli, e quindi ringrazio prima di tutto Fabio Morgan, con cui la visione è stata costruita. Ovviamente Federico Mollicone, è inutile dirvi che come presidente appunto di ICAS, ma adesso come presidente della Commissione Cultura della Camera, ha un pensiero di una rarissima velocità, vi assicuro difficile stargli appresso, ma come dire, un pensiero costruttivo capace di guardare in più direzioni, e in questo caso la mostra è proprio questo. Non è solo una mostra meravigliosa in un luogo meraviglioso, ma una mostra che può parlare di noi per molto tempo e anche in zone lontane, e può risolvere un problema tanto vicino, che è questo buco che c'è nel centro di Roma, che vi invito a osservare quando usciremo, a cui ormai siamo così abituati, perché è così da tanto tempo che non lo vediamo neanche più, come succede spesso. E quindi può essere una mostra che può porre il problema sul tessuto urbano centrale della nostra capitale, di una delle capitali più belle del mondo. Poi una mostra è fatta sempre di storie personali che si incrociano. Raccontava prima la storia personale Federico di incontro, ma io ero, come dire, quando Remo era amministratore delegato di Zete, ma io ero dirigente a Zete, ma e ci siamo rincontrati. Così come raccontano storie di padri e figli. E in questo il mio pensiero ovviamente va alla mia collega Maria Cristina Campo,
che ha avuto un lutto in questo momento, ma che ci ha tenuto così tanto a questa mostra, che ha lavorato fino all'ultimo. E le storie di padre in figlio sono importanti anche in questa vicenda. E quindi noi vediamo Gian Santi adesso con il suo occhio esterno, ma un fotografo che ha raccontato così tanto è letto anche dai figli, in una maniera secondo me anche tra loro diversa, con delle sfumature che vorrei che loro ci raccontassero. Quindi, se Federico mi permette, lascerei la parola ad Andrea e a Greta. Sì, stavo già, grazie, anche tu sei un pensiero velocissimo, stavo già appunto chiamando qui a intervenire insieme anche per rappresentare questo rilancio e nuovo, cioè anzi questa nuova partenza dell'archivio Gian Santi, Fabio Morgan e ovviamente Andrea e Greta Gian Santi. Se venite qui vi facciamo un intervento. Sì, Renata. Andrea e Fabio, ok, va bene. Sì. No, rimani. Prego. Intanto che prendono posto, io abbiamo con noi collegato, e lo saluto e lo ringrazio per la sua grande generosità e anche insomma modestia, il maestro e compositore Carlo Zannetti, che ha donato le sue musiche per fare da contesto musicale della mostra, e vi accorgerete appunto che non sarà solo un contesto musicale, sono musiche meravigliose. E nasce appunto questa collaborazione con ICAS reiterata e diciamo pervicace, quindi lo ringrazio veramente per questa sua grande sensibilità e grande disponibilità, e quindi poi ci incontreremo con lui all'inaugurazione. Grazie maestro Zannetti. Allora, prego, chi comincia? Andrea Gian Santi. Grazie della parola. Devo dire che è un intervento non previsto, non pensavo di potermi esprimere oggi, e vi ringrazio per avermi dato l'occasione, soprattutto per ringraziarvi, innanzitutto con Renata e Federico chiaramente. Si sta creando una sinergia tramite Fabio, secondo me unica, con uno slancio che effettivamente io difficilmente ho visto in ormai 13 anni che è scomparso Gianni. Su questa mostra racconto nell'introduzione un evento un po' personale, che è quando mio padre tornò a cena una sera e ci raccontò, cosa che a me sembrava normalissima, ve lo assicuro, di come quel giorno fu interrotta una seduta parlamentare perché qualcuno disse: ma chi è questa persona che ci sta spiando, che ci fotografa? Non sapendo che fosse stato dato un mandato a mio padre per fare questo lavoro. Quell'evento lì io l'ho capito 15 anni dopo, forse qualcosa del genere, visto che interrompe una seduta parlamentare mio padre, per me era una cosa normale all'epoca. Invece poi uno si rende conto che effettivamente le persone hanno un ruolo, ecco. Difficilmente io l'ho fatto nel periodo in cui mio padre era in vita, e queste sono le occasioni in cui poi, come accennava Renata, si riscoprono anche le visioni che con Greta abbiamo rispetto al lavoro che ha fatto nostro padre. Questo è uno dei più particolari a tutti gli effetti, da fotogiornalista essere chiamato a raccontare una realtà così importante è stato sicuramente una bella sfida per lui, e sono sicuro che con le immagini parlino un po' da sole. Ancora una volta ringrazio chi ho a mio fianco, quindi Fabio Morgan, per tutto il lavoro che viene fatto, e mia sorella per portarlo avanti, ecco. Grazie. Grazie ad Andrea Gian Santi, e lascio la parola a Fabio Morgan. Buongiorno a tutti quanti. È bello questo momento, diciamo, di estrema amicizia, perché è così. In realtà nasce tutto da un'amicizia, quella tra me e Andrea, che poi si è andata ampliando anche con Greta, e di nuovi amici che si stanno creando sostanzialmente. Sicuramente l'incontro con Renata Sansone, dove io ho favorito semplicemente alcuni aspetti nella scorsa mostra che abbiamo fatto, che abbiamo dedicato sempre insieme all'onorevole Mollicone a Moro, e penso che anche l'onorevole qui vicino a me vuole dare insieme a noi sostanzialmente che cosa? Nominare alcuni aspetti dell'immaginario comune italiano
che non hanno un nome. Spesso quando mi trovo a descrivere che mi sto occupando, diciamo, di questo archivio, non tutti ovviamente magari sono informatissimi rispetto, ed è questo quello che vogliamo fare, la missione che vogliamo compiere, cioè dare a chi ha creato, perché con le fotografie si crea un mondo immaginario che diventa patrimonio comune, il giusto titolo, cioè quelle foto sono di Gianni Giansanti. Spesso, quindi, per spiegarmi sto organizzando la mostra di Gianni Giansanti, chi è, per chi magari non ha avvezzo alle fotografie, è l'uomo che ha fotografato Aldo Moro. Ecco, penso che bisognerà, il lavoro del nostro archivio che faremo, che compiremo, sarà fare un procedimento contrario, cioè dare più importanza a chi ha avuto l'acume, la brillantezza, la visione di fare quegli scatti che poi sono andati a costruire un immaginario comune anche nazionale, infatti qui siamo sulla Camera dei Deputati, e dargli la giusta paternità. Quindi questa è la missione che ci poniamo. Grazie, grazie a tutti quanti. Grazie Fabio Morgan, e ci tengo a ricordare, che a sottolineare che questa è l'unico reportage autorizzato di un fotografo di Montecitorio, quindi è di fatto, esistono ovviamente nel palazzo, vengono, il palazzo è frequentato quotidianamente da fotografi e fotogiornalisti, ma fanno appunto un'attività legata al fotogiornalismo, alla notizia d'attualità. Non ci sono altri reportage invece su Montecitorio come vita quotidiana, come sistema e come luogo, e con il suo contenuto e appunto i suoi protagonisti. Quindi questo è molto importante, e penso che, insomma, sia l'occasione giusta anche per dire, rispetto a un altro concetto importante che ha sottolineato Morgan, è che esattamente questo che vogliamo fare, aiutare e affiancare come istituzione, non dico soltanto come ICAS ma anche ora come Commissione Cultura, e valorizzare il principio degli archivi diciamo che hanno interesse nazionale anche nella fotografia. Quindi questo è un compito istituzionale del MIC, e noi siamo, diciamo, la rappresentanza parlamentare, e quindi possiamo anche, pochi lo sanno, ma abbiamo anche una facoltà di indirizzo, e addirittura pochi sanno che possiamo anche approvare le leggi senza andare in aula, quindi con una procedura complicatissima, bizantina, che semplificheremo, però insomma è così. Quindi l'impegno c'è sia sull'archivio Giansanti, ma in generale anche a valorizzare la fotografia, e io sono onorato che dopo, con i tempi biblici, 10 anni, l'ultima delibera dell'ultimo giorno del Consiglio Comunale era sul centro per la fotografia a Testaccio, firmata da me e dal collega Marroni dell'epoca, del Partito Democratico, e è diventata operativa dopo 10 anni. Quindi Roma avrà un centro documentale sulla fotografia al macro di Testaccio. Io pensavo che non sarebbe rimasta lettera morta, come si dice così, un latinismo, in realtà invece era una lettera viva che ha lavorato 10 anni e alla fine si è realizzata da sola. Quindi questo per dare anche, insomma, un'altra notizia. Infine, proprio per quello che diceva Morgan sulla valorizzazione dell'archivio Giansanti e del fatto che Giansanti è il fotografo di Moro, perché fu uno scoop mondiale, ma è il fotografo anche di Papa Wojtyla, e quindi diciamo che con Civita e con diciamo, l'interesse sempre istituzionale, probabilmente ci potrebbero essere delle novità anche su questo, magari una grande mostra su Wojtyla alla Camera per il Giubileo, visto che tra l'altro sono entrato anche nella commissione della Camera del Giubileo. Quindi l'impegno c'è, l'entusiasmo pure, la passione, il ricordo di Gianni Giansanti è sempre vivo, e a lui non sarebbe piaciuta retorica, però insomma siamo qui nel suo nome, e quindi viva Gianni Giansanti, la fotografia, vi aspettiamo da venerdì 23 dicembre alle 19 con le musiche del maestro Carlo Zannetti e la mostra fotografica di Gianni Giansanti all'Acquario Romano. Grazie davvero a tutti. Da ICAS un saluto, concludiamo questa conferenza stampa e auguri di buon Natale, anche noi staremo qui fino a Natale, quindi grazie davvero.